Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, io sono Serena di Ciaccazione e dopo mesi di assenza, a parte qualche live, eccomi tornata con voi. Questa volta però, al contrario dei mesi passati, non voglio recensirvi un telefilm o un film come faccio di solito, bensì un museo. Infatti, proprio lo scorso weekend sono stata a Milano e sono stata al Museo del Cinema. Lì a Milano, il MIC, devo dire molto interessante. Sono andata soprattutto, oltre a sapere qualcosa in più del cinema, soprattutto del cinema tra virgolette vecchio, sono andata alla mostra perché sapevo che proprio lì dal 6 novembre 2022 fino al 29 gennaio 2023 c'è la mostra di E.T. l'extraterrestre, uno dei film preferiti di tutti quanti. Chi non ha mai amato E.T. l'extraterrestre? Prima di tutto voglio ricordarvi che chi abita a Milano e provincia, la mostra si terrà fino al 29 gennaio, la mostra specifica di E.T. Poi certamente se volete andare anche dopo per vedere la mostra del cinema in generale, perché no? Il museo costa solamente 9 euro, quindi proprio una sciocchezza. E io veramente vi consiglio di andare. Allora, adesso parliamo un attimo del film. Come ben sapete, L'E.T. l'extraterrestre è stato un film diretto da Steven Spielberg nel 1982. La storia racconta di un ragazzino, Elliot, che scopre un extraterrestre vicino a casa sua, ci diventa amico e cercano di riportarlo a casa con gli amici. Allora, sappiamo molto insomma del film, non sto qui a ripetervelo. Quello che però non sappiamo, o meglio, molte persone non sanno, che L.E.T. l'extraterrestre è stato totalmente inventato da zero dall'artista italiano Carlo Rambaldi, un artista italiano diventato famoso a livello internazionale per il film Alien e appunto E.T. l'extraterrestre, e ha vinto gli Oscar per entrambi i film per gli effetti speciali. Infatti voglio farvi vedere, ecco, l'artista Rambaldi con il suo E.T. durante la creazione. Quindi questa mostra parla di E.T., però parla più a livello di come è nato, da quando l'artista Rambaldi l'ha disegnato e quindi poi in effetti creato. La mostra si divide in due sale, almeno la mostra di E.T. In una, appena entriamo, possiamo trovare un video di Rambaldi con la sua creazione e quindi poi lì ci sono alcune novità e ci dice come è stato appunto creato l'extraterrestre. Dopodiché si continua su questa sala dove troviamo notizie interessanti su come si facevano i film una volta e quindi vecchie macchine da presa per i film di molti anni fa, e poi si scende giù e troviamo la sala dedicata a E.T. Quello che mi è piaciuto di questa mostra è perché non racconta le cose, diciamo, che sappiamo di E.T., che possiamo comunque trovare su Google, ma racconta decisamente il processo di come E.T. è nato fino a cosa è diventato, e diciamo alla fine della mostra troviamo un E.T. grande, a grandezza naturale. Non so se è quello usato proprio per il film, però possiamo vedere, oltre i disegni appesi al muro, possiamo, diciamo, della creazione di E.T. di Carlo Rambaldi, possiamo trovare vari pupazzi tra virgolette di E.T. e anche come sono stati formati dentro. Io sinceramente pensavo che fossero, insomma, sì, creati più come tra virgolette pupazzi, ma che dentro non avessero niente, e invece dentro è come se fossero, non lo so, avessero un cuore, avessero delle vene, dei muscoli. È stato fatto benissimo. Allora, come ho detto prima, non vi voglio svelare tantissimo, non vi voglio svelare granché. Vi dico solo che se magari avete la possibilità di andarci fino al 29 di questo mese, andate e poi fateci sapere se vi è piaciuto.
Un saluto grande da Serena di Ciacchiazioni e ci sentiamo presto. Non mancate a guardarci live il 24 gennaio, quindi martedì, se non sbaglio alle ore 13, per la diretta sulle nomination degli Oscar, e poi mercoledì sera, sempre verso le 21:30, mercoledì 25, che finiamo la nostra classifica dei 100 film che hanno cambiato la storia del cinema. Ciao, a presto!